Oggi a The Boat Show ci occuperemo di una classifica, della classifica delle migliori barche che abbiamo provato. Ma migliori per cosa? Per rapporto prezzo-qualità? Per abitabilità? O per prestazioni? Sì, per prestazioni. E siccome avevamo la necessità di riuscire a confrontare tante diverse imbarcazioni utilizzando un parametro che riuscisse a equilibrarle, a metterle tutte sullo stesso piano, abbiamo scelto il rapporto peso-potenza. Ora sappiamo che le prestazioni di qualsiasi veicolo, terrestre o marittimo, sono influenzate da due elementi, il peso e la potenza. Per considerarli entrambi con un unico solo parametro, esiste il rapporto peso-potenza. Se una barca pesa 10.000 kg ed è spinta da 1.000 cavalli, il rapporto peso-potenza è 10.000 kg su 1.000 cavalli uguale 10 kg cavallo. E se pesa 5.000 kg e ha sempre 1.000 cavalli, beh, il rapporto è 5 kg cavallo. In pratica, lo sforzo che ogni cavallo deve compiere per spingere un'imbarcazione può essere quello di spostare 10 kg oppure 5 kg. Purtroppo però la relazione non è lineare, cioè se dimezziamo il rapporto peso-potenza, la velocità non si raddoppia. E questo perché dipende da molti altri fattori, primo fra tutti la resistenza idrodinamica. Insomma, andare veloci è molto difficile. Per esempio, se passiamo da 30 a 31 nodi, oppure da 40 a 41 nodi, l'incremento è sempre lo stesso, di un solo nodo, ma a velocità più alte, per riuscire a conquistare quel nodo, occorre spendere molta più energia. Sì, perché la resistenza idrodinamica aumenta esponenzialmente con la velocità. Nel corso di questi primi 10 anni di The Boat Show abbiamo provato centinaia di barche e abbiamo scelto per ciascun valore del rapporto peso-potenza quella con le migliori prestazioni. La barca più veloce che abbiamo provato è l'Outer Limits SC46. Pesa 5.445 kg ed ha un rapporto peso-potenza di 1,76 kg per cavallo. È il miglior rapporto peso-potenza mai provato nei nostri test ed è per questo che è così veloce. Ma è comunque un prodotto eccellente. In prova noi abbiamo toccato i 143 nodi, ma Steve Curtis, 8 volte campione del mondo nelle più importanti discipline della motonautica, con carburanti speciali è riuscito a portarla a 161 nodi. Great job, Steve! Great job! Lo scafo è un catamarano e quindi sfrutta l'aerodinamica per andare molto veloce e questo tipo di imbarcazioni sono naturalmente avvantaggiate rispetto ai monocarena nelle loro performance. Vediamo un altro catamarano. Questo è MTI 390X. È un 12 metri che con soli 900 cavalli, due fuoribordo Mercury Racing da 450 cavalli, tocca i 114 nodi. Anche questo è un risultato straordinario se si considera che il rapporto peso-potenza è di 3 kg per cavallo. L'altra dimostrazione dell'efficienza dei catamarani è dovuta al consumo. Pensate che questo scafo di 39 piedi ha un consumo di appena 2 litri per miglio a 80 nodi. È lo stesso consumo che un gommone o un'imbarcazione di questa misura hanno a 25 nodi. Insomma, non c'è paragone fra catamarani e monocarena. Tra i monocarena, la migliore prestazione l'ha fatta registrare Cigarette 50 Marauder SS. Lo scafo è lungo 15,7 metri, pesa 6.440 kg e con due motori Mercury Racing da 1.370 cavalli abbiamo raggiunto i 105 nodi. Voglio fare una piccola parentesi.
con un altro Cigarette Marauder 50, ma con tre motori da 1075 cavalli ciascuno, quindi in totale 3225 cavalli, avevo toccato i 102 nodi. Com'è possibile? 525 cavalli in più e 3 nodi in meno? Sì, perché molto dipende anche dal setup, dall'assetto della barca, dalla scelta delle eliche, dei piedi poppieri. Però quel Cigarette Marauder con tre motori era molto più facile da guidare rispetto a questo con due soli motori. Insomma, siete disposti a rinunciare a un po' di velocità, ma per avere un migliore controllo dell'imbarcazione? Io penso che ne valga la pena. E adesso vediamo altre due imbarcazioni che sono incredibilmente un misto, per certi versi, tra monocarena e catamarano. Tra le barche da diporto con le migliori prestazioni spiccano ancora due modelli MTI, sono due center console che hanno una particolare carena a V e con al centro della chiglia un piccolo tunnel. Insomma, l'azienda, il costruttore, il progettista soprattutto, sono riusciti a unire le caratteristiche di due diverse tipologie di carena e il risultato è stato ottimo. MT42V, un 12 metri 80 cm con 4 motori da 400 cavalli, tocca i 60 nodi. MT57V è il 17 metri più performante e con un rapporto di 5,9 kg cavallo tocca i 58 nodi. Meritano un'attenta osservazione le prestazioni che abbiamo misurato sul 48 Wally Tender X, uno scafo completamente di carbonio, però piuttosto pesante, 11,1 tonnellate, perché riempito con tantissimi allestimenti e accessori. Il rapporto peso-potenza è tutt'altro che favorevole, 6,2 kg cavallo, eppure tocca i 54 nodi. È il più alto in classifica con questo rapporto peso-potenza. Tra i gommoni più veloci che abbiamo testato, quelli del costruttore greco BSK Marine. Lo Skipper NC100S, un 10 metri per 2,9 metri di larghezza, con tubolari di composito, con due fuoribordo da 400 cavalli, tocca i 70 nodi. Ma attenzione, con quel rapporto peso-potenza potrebbe teoricamente superare i 90 nodi. Tra i gommoni italiani il più veloce è l'Albatro 32. È un 9,90 m per 3,6 di larghezza, quindi è uno scafo piuttosto largo. Eppure avendo un rapporto peso-potenza di 4,5 kg a vuoto, raggiunge i 62 nodi. Ma il dato più interessante è il consumo a 25 nodi, appena 2,4 litri per miglio. Eh sì, perché spesso le prestazioni vanno d'accordo anche con i consumi quando si riduce l'andatura. Insomma, se lo scafo è così efficiente da andare più veloce di altri, è altrettanto efficiente e consuma meno di altri alle andature di crociera. Un po' meno veloci, ma stranamente con un rapporto peso-potenza più favorevole, ci sono il Pirelli P0 880, che arriva a 60 nodi, e poi anche il Marcaux Emotion 36, che con due fuoribordo da 450 cavalli della Mercury arriva a 58 nodi. Eccellente anche la prestazione dell'OMAC Gran Turismo 12.0 di 11,7 metri, che con tre fuoribordo da 300 cavalli, totale 900 cavalli, raggiunge una velocità massima di 57 nodi con un rapporto peso-potenza di 4,1 kg. In realtà molti modelli del cantiere Lomac figurano in testa a questa classifica realizzata tenendo conto del rapporto peso-potenza, e tra questi il Lomac Gran Turismo 14, l'Adrenalina 10.5 e il Gran Turismo 10.5. E adesso passiamo agli yacht. Le loro dimensioni e il loro peso chiaramente fanno scendere le prestazioni. E il primo grande yacht nella classifica di velocità in base al rapporto peso-potenza è il Pershing 8X.
25,6 metri di lunghezza, 5,9 metri di larghezza, 57 tonnellate che 5.276 cavalli spingono a 48 nodi. Un valore straordinario che se si considera che altri yacht simili con lo stesso rapporto peso-potenza di 10,8 kg per cavallo stentano a superare i 40 nodi. Fa ancora meglio in termini di prestazioni assolute FSD 195, è uno stretto parente del Pershing 8X. Si tratta di un'unità costruita dal gruppo Ferretti che vola a 52 nodi ed è lunga 20 metri, ma si tratta di un pattugliatore veloce, quindi di un prodotto ben diverso dagli yacht. Guardate com'è allestito, con sedili da G-Shock. C'è una considerazione finale. Tutte le imbarcazioni che abbiamo visto in questa speciale classifica hanno sistemi di propulsione particolarmente efficienti. I motori fuoribordo sono montati su bracket, i piedi pompieri sono quelli da corsa, oppure impiegano propulsioni di superficie. Insomma, l'ottimizzazione delle prestazioni si ottiene lavorando sulle carene, ma anche sulla spinta che i motori possono dare attraverso sistemi molto efficienti e eliche magari da competizione.